Sassano, nonostante la sconfitta ti vedo in dolce compagnia, beato te. No, è la zia di Dimitri. Ah, vabbè. No, è tutto... Allora, Sassano, questo new team che seconda sconfitta consecutiva contro gli Sporting Mania, un scontro diretto che non si doveva perdere. Lo so, purtroppo è andata come è andata, siamo stati un po' sfortunati perché abbiamo tirato da qualunque parte, bravo Vizzini che ha fatto parate assurde. Però alla fine... Ma anche tu hai fatto qualche bella parata su Spagnolo. Quelle a tu per tu, diciamo. Quelle film, hai negato... non commentare in chiaro. Ho visto, commentavo io la partita, anche la tifosa lo dice. Allora, questi new team... Cose che capitano, poi hanno giocato meglio loro, hanno sfruttato bene le loro occasioni, perché alla fine tipo tutti in contropiede, io ho provato quello che potevo, ma alla fine... Cioè, giusto il risultato. Ti è piaciuto qualcuno dei tuoi oggi? Dei miei? Sì, Di Martino e Dimitri hanno giocato bene, Virzi pure. Non mi è piaciuto Ferraro, come sempre, deve fare sempre le picchiate sotto porta. Vabbè. Cosa che capita, allora... Allora, al prossimo turno ci sono gli Zenit, lì ha l'imperativo proprio vincere. Là dobbiamo vincere. Vedremo cosa fare, porterò di nuovo il sale. Vediamo se funziona, io ho sempre funzionato. Occhio ad Albanese, eh? Ci pensa il mio sale, non ti preoccupare, Manu. Il sale è la vita. Ho capito. Quindi sei fiducioso per questo mio team? Ma speriamo di vincere, anche che so, con un 5-4. Ci sono i 3 punti, almeno che siamo matematicamente playoff. Ho capito, va bene. Ti ringrazio, Sassano. Ciao, Manuel. Ciao. Bella vittoria oggi di Sporting Mania. Domanda, siete voi anti-Zenit? Ma mentalmente diciamo di sì. Poi tra l'altro abbiamo una difesa fortissima. Il portiere, guarda che per oggi... il new team oggi ne fanno qualcosa. Voglio vedere il 6 di Alessandro stasera, forse lunedì quando ci sarà la cosa. Voglio vedere il 6 meno di Muscera e voglio vedere il 6 e mezzo di un cecchino. Chi è? No, ok, te l'hai preparata questa, Sì, c'è chiaro. Bella la tua tripletta oggi del capitano, tra l'altro volevi tanto purgare Sassano, ci sei riuscito con una bella tripletta. Spiace soltanto, lo dico a nome di voi, non siamo venuti tutti anni, a nome di Ivan, tutto il pubblico che guarda la partita per il nervosismo. Vabbè, è stata la fine. Una bella cosa, ma ci siamo stati amando tutti gli avversari, può capitare. Ma è giusto comunque parlare della partita, sì, perché sono 3 punti importantissimi, anzi 3,2 visto la tua tripletta. Super Vizzini, ma anche la difesa da premiare degli Sport in maniera. Io l'ho detto in panchina al commentatore, non so chi è, se sapeva. Ero scritto. Io. Io gli darei 14 pagelle. Poi. Vabbè, Vizzini, tu cosa vuoi dire? Grande supporto di Vizzini Sandy. Sì, questo... Quello non manca mai. Io ho un rammarico contro i Lions. Io non c'ero per i miei motivi. In quei 10 minuti hanno preso quei gol, perché 3 minuti, che se io in quei 3 minuti fossi stato con loro, ma erano bastonate se non correvano, come dicevo io. E questo pareggio ce l'ho qua, senza togliere nulla ai Lions. Sì, ragazzi, tutti bravi, no, esatto. Consentitemelo, Alessandro, minchia, oggi veramente ha fatto... Anche Teresi. Io devo dire una cosa, che se vinciamo la squadra vince, non andiamo a prendere chi ha fatto bene, chi ha fatto meglio, ma è tutto, diciamo, ringraziare. Sì. Tutto. Salvo in difesa, Salvo, un muro. Esatto. Teresi bravissimo, Paolo ha recuperato troppi palloni, ha dato pure un bellissimo gol. Cottone, ottimo gol. Alessandro Spagnolo, una porta blindata, come ho gridato. Capitano, tripletta, ci sta. Niente da dire. Spagnolo ha cominciato bene, però. Spagnolo dicono, vabbè, aspetti quei gol, ma Spagnolo ha giocato una partita veramente ottima. Per i primi 30 minuti ha giocato... Perché non diciamo soltanto che Spagnolo ha sbattuto i gol, ma diciamo anche 2 assist che mi ha fatto, che mi hanno portato a Vizzetta, che è da solo. Quindi va bene così. E l'assist anche di Alessandro. Sì, su a Misteri, tra l'altro. Comunque, Sporting voto 9 e mezzo, ma con gli Stocks una passeggiata? Tipo, come ho detto la scorsa volta, noi diamo il cuore sempre. Team. Obiettivo vittoria, non pensiamo più a giocarci, pensiamo soltanto a vincere. Adesso si vedrà da oggi, perché se vincono i Zenit saranno 4 a 2 partite alla fine. Se oggi cadono, puntiamo al primo posto sempre, perché è sempre stato l'obiettivo. Ai playoff, se andiamo ai playoff, qualsiasi squadra capita. Ieri che hanno fatto io, Black? No, non hanno giocato io. Ieri niente, Lions era special. Che è finita? 9 a 2 per i The Lions. Va bene ragazzi, allora una buona serata, godetevi la vittoria e ci vediamo sabato prossimo. Ciao Cecchino, ciao.